Noi siamo un'azienda agricola di allevamento bovino, razza frisona e razza piemontese e di suini. La nostra storia, così come oggigiorno, ha 40 anni e abbiamo circa 100 capi bovini tra razza frisona, piemontese e vacca vitello. Mungiamo circa 5 quintali di latte al giorno e lo lavoriamo nel nostro caseificio aziendale. Tutti i nostri prodotti vengono venduti da noi direttamente sulle piazze dei mercati rionali nei paesi limitrofi. È una conduzione completamente familiare, quindi ci siamo io, mio fratello, mia sorella, c'è ancora la nostra santa mamma. A livello di caseificio produciamo formaggi freschi, il tomino canavesano, la toma piemontese DOP. Poi facciamo i prodotti freschi tipo yogurt, latte, stracchini e tome anche aromatizzate con aromatizzazioni particolari perché ci siamo fatti influenzare un po' dalla salumeria. Quindi troverete anche tomette tipo arancia e zenzero, curcuma e peperoncino particolari. Poi c'è anche un altro prodotto agroalimentare tipico che è la Tuma Verde Muntaner, detto giusto, che è il nostro erborinato, è un blu di latte vaccino. Lavorazione è tutto a latte intero, non usiamo additivi, conservanti e coloranti. Il tomino, se vogliamo, è più storico, lo produciamo così come oggi, come lo si trova oggi, dal 1935. Il tomino canavesano, che è questo pat, viene ancora oggi è fatto come lo facevano i miei nonni nel 1935, uno a uno in fuscelle di acciaio inox e vengono incartati proprio ancora a mano, quindi troverete la mezza dozzina come si trovava una volta sul mercato. E ha un gusto dolce, viene fatto col latte intero e quindi è molto dolce al palato, si può consumare anche stagionato, viene quella cremina sopra sulla superficie tra la crosta e il prodotto, è molto saporito, tipico del canavese perché in altre province del Piemonte non si trovano. La nostra attività deriva già dall'attività dei nostri nonni, perché i miei nonni paterni avevano un caseificio in paese, raccoglievano il latte dei contadini di Montanaro, lavoravano e facevano toma, tomini e burro, i famosi tomini che vi ho detto prima. E invece i miei nonni materni avevano le bestie e la campagna e nel 76, diciamo, da questa unione dei miei genitori, un pezzo per volta, e prima la casa, poi la stalla e poi siamo arrivati ai giorni d'oggi. Usiamo abbastanza i canali classici, ho la mia pagina Facebook dove c'è anche Azienda Agricola Valle Orco e principalmente passaparola perché i clienti ci vogliono tanto tanto bene, oppure canali tradizionali. Per quanto riguarda il benessere animale siamo molto attenti, i nostri animali sono tranquilli, possono andare dentro, fuori, c'è lo spazio, c'è tanto spazio per loro e tutto ciò che mangiano viene coltivato da noi medesimi, quindi non compriamo materie prime e anche quello secondo me fa parte proprio di tutto il ciclo proprio chiuso, diciamo. Questo è trinciato di mais che produciamo a fine agosto, sta 40, 50, anche 60 giorni sotto coperta, diciamo, fermenta e fa la sua lavorazione come un insaccato, tant'è che si chiama insilato, e poi viene aperto ed è il cibo di tutto l'inverno per le vacche da latte. Questi sono i nostri principali formaggi, diciamo così, il tomino canavesano che si trova appunto in questa, diciamo, stecca da 6 tomini perché sono fatti uno a uno e confezionati uno a uno, poi queste sono tutte tome, anche queste, più stagionate, meno stagionate e i famosi aromatizzati di cui parlavo. Limone zenzero, pepe rosa, erba cipollina, poi per non stufarci mentre lavoriamo facciamo come i bambini con la sabbia, facciamo diverse forme a cuoricino e così, perché noi ci mettiamo il cuore nelle lavorazioni.